ternanatime.com, il sito per sapere tutto sulla Ternana. Editoriali, notizie, approfondimenti, conferenze stampa e trasmissioni in diretta sui social e sulla Smart TV con la partecipazione di ospiti qualificati. Ternana Time e Ternana News, due realtà editoriali che operano in sinergia per soddisfare la tua voglia di fare. Buonasera, benvenuti, benvenuti alla nostra anteprima, anteprima, ovvero la trasmissione che precede un po' l'impegno della Ternana. Questa volta si gioca al Libero Liberati dalle 16:15 contro il Lecco, una sorta di scontro diretto, perché sappiamo Ternana ha 25 punti, il Lecco ha 20 punti, quindi per forse la formazione lombarda è una delle ultime carte da giocarsi per tentare la salvezza. L'hanno detto senza mezzi termini nel pomeriggio, nella conferenza stampa, appunto, il tecnico Aglietti. E c'è a me, naturalmente, chiedo scusa, c'è Luca Giovannetti che saluto e ringrazio. Ciao Luca, buona serata. Ivano, buonasera a te, buonasera a tutti coloro i quali ci seguono. Allora, devo dire che abbiamo diverse cose stasera, oltre alla clip di alcune clip della conferenza stampa di Breda, la conferenza stampa di Aglietti, avremo un collegamento telefonico con Lele Ratti, il giocatore che ha collezionato più presenze di tutti nel tempo, 266 presenze per Lele, quindi grande professionista, atleta serio, preparatore anche poi successivamente, oltre che allenatore della primavera della Ternana. Intorno alle 21:30 appunto ci collegheremo con Lele Ratti. E poi, come sempre, però c'è anche una chicca, grazie a Marco Barcarotti sono riuscito praticamente a rintracciare un video di un, sapete, sono due gli incontri che si sono disputati con il Lecco, tutti e due vinti dalla Ternana per 2-1, gli incontri giocati alla Liberati, e c'è il video della stagione 68-69, è carino, è carino perché poi ci riporta un po' indietro nel tempo, no? Un pizzico di nostalgia quando si giocava per esempio ancora al vecchio Viale Brinne. E allora io direi subito di iniziare con Luca. Questa è una giornata, direi, importante per il Lecco, ma importantissima anche per la Ternana, che deve cercare di dare un po' di continuità ai suoi risultati. Non basta vincere una volta ogni tanto, ma per poter risalire e allontanarsi da quella quota che oggi come oggi rappresenta la quota play-out, c'è bisogno di dare continuità ai propri risultati, Luca. Assolutamente sì, serve continuità, bisogna continuare la striscia positiva, che poi, voglio dire, mini striscia, perché parliamo di una vittoria a Reggio Emilia, certo, per quanto prestigiosa e importante, di un pareggio casalingo che ha portato con sé molteplici recriminazioni come quello maturato a tempo scaduto contro lo Spezia. Bisogna dare continuità perché la classifica era e resta veramente complicata, e tra l'altro, se andiamo a vedere i numeri, quelli della gestione Breda sono positivi, sono nettamente migliori rispetto a quelli della gestione Lucarelli, ma complessivamente la Ternana paga ancora quei 6 punti in 12 partite con il precedente allenatore. Qui va detto che durante la gestione Lucarelli la mala sorte e una sequela di sconcertanti errori arbitrali hanno comunque avuto un ruolo condizionante in negativo. Da quando c'è Breda non ricordo direzioni arbitrali negative o comunque episodi arbitrali controversi, tranne rarissime eccezioni, e mi sembra che la Ternana grosso modo abbia ottenuto in linea di massima quello che meritava. Certo, il doppio pareggio contro lo Spezia, andata e ritorno, nei minuti di recupero, brucia, però è anche vero che sono state vinte partite come quella di Cosenza. Tra l'altro, il Cosenza sta perdendo 2-0 in casa di fronte a 15.000 spettatori contro la Sampdoria. Ci sono state partite come quella di Cosenza, che la Ternana alla fine ha vinto meritatamente 3-1, ma che nel primo tempo ha rischiato di vederla soccombere. Ci sono state, insomma, partite contro la Feralpi Salò,
che sono state vinte con mille sofferenze. Quindi, grosso modo, mi sembra di poter dire che in linea di massima, a parte il doppio pareggio rocambolesco contro lo Spezia maturato a tempo scaduto, per il resto la Ternana di Breda abbia raccolto più o meno quello che meritava e senza pagare dazio ad errori arbitrali. Anzi, ti dirò di più, dalla nona giornata in poi, se si fa eccezione per il fallo di manico presunto tale di Angeli a Cittadella, eravamo sul 2-2, la partita stava terminando, un tocco di Dionisi, il tocco col braccio sinistro di Angeli, l'arbitro che diresse molto bene, Barone di Firenze, non concesse il rigore, il VAR non intervenne, ma credo sia un episodio simile a quello che è accaduto alla Ternana per Reggio Emilia, no? Col pallone che ha picchiato sul polso e sul braccio sinistro di Lucchesi. Credo che in questi casi sia dirimente, al di là della distanza del braccio dal busto, che comunque è un criterio base, perché si crea volume, no? Sia dirimente il movimento del braccio. Se il braccio va verso il pallone è sempre comunque rigore, se il braccio è all'indietro rispetto al busto si comincia a ragionare e quindi poi si cerca di analizzare, parlo del VAR, non certo dell'arbitro che certo. Deve puntare in tempo reale con i limiti fisici che esistono rispetto allo sguardo dell'essere umano. E insomma, in questi casi credo che il discorso braccio leggermente arretrato rispetto al busto abbia un suo significato. Comunque, a parte, ho citato un episodio tra virgolette favorevole alla Ternana, Reggiana Ternana, uno controverso, quello di Cittadella, ma per il resto veramente mi sembra che da fine settembre in poi le direzioni arbitrali si siano normalizzate. Sulla gestione Breda, ribadendo che sta tenendo un ritmo quasi triplo rispetto a quello della gestione, sembra sia 1,46 se non vado errato, 1,4 per fermarci la prima cifra decimale, tra 1,4 e 1,5, sì. Insomma, con Lucarelli era esattamente 0,5, quindi ha triplicato più o meno il rendimento, però c'è anche da dire, e questo è il vero male della Ternana, il principale male, perché poi ce ne sono altri, purtroppo. La Ternana targata a Breda, che sta viaggiando, come dicevi tu, a 1,46 punti a partita, con il pareggio di Reggio Emilia ha colto il suo primo clean sheet, cioè pur andando complessivamente bene, la Ternana di Breda aveva sempre subito almeno un gol. E tra l'altro questo è il terzo clean sheet dei rossoverdi, il primo si è verificato in occasione dell'unica vittoria targata a Lucarelli, 3-0 ancora contro la Reggiana nella gara di andata a Liberati, l'altro è riferito anch'esso a una gara casalinga, 0-0 contro il Bari. Se una squadra subisce gol in 22 partite su 25, evidentemente un problema ci sarà. Ivano, ti devo chiedere 30 secondi, un time dimmi. Out di 30 secondi. Dimmi. Torno in collegamento fra 30 secondi. Ok, perfetto, vai tranquillo, aspetta che ti tolgo, ti rimuoviamo e tanto ti rivedo. No, dicevo, fra poco, quindi il collegamento con Lele Ratti, io direi di andarci ora, in attesa appunto del ripristino del collegamento con Luca Giovannetti. E a parte possiamo leggere il collegamento di Marco Antonelli, cioè Ivano e Luca, buonasera da Certaldo rosso verde naturalmente, domani non potrò essere Liberati ma da Certaldo io seguirò e tiferò forza fere, la Samp sta vincendo 2-0 a Cosenza. Questo è quello che ci diceva anche Luca. Dicevo, potremmo già iniziare praticamente un po' la serie dei filmati, no? E come tutte le settimane, per conoscere meglio l'avversario di turno della Ternana, abbiamo realizzato, o meglio, Fausto Forgia ha realizzato la rubrica settimanale, dove appunto questa volta ci spiega come gioca il Lecco, anche se il tecnico Aglietti non ha escluso praticamente delle modifiche rispetto alla partita che ha giocato contro il Cosenza. Ma andiamo a sentire Fausto Forgia appunto come presenta il Lecco. Il Lecco finora non è riuscito a mettere totalmente in campo la grande voglia di difendere la Serie B riconquistata dopo tanti anni. La squadra lombarda, infatti, è reduce da 6 sconfitte consecutive, è all'ultimo posto in classifica e sabato scorso, nella partita persa 1-3 in casa contro il Cosenza, ha esordito la terza gestione tecnica dall'inizio del campionato. Alfredo Aglietti, il nuovo mister, ha proposto il suo sistema preferito, il 4-3-1-2, una novità per i blu celesti per questa stagione.
Contro il Cosenza giocavano Saracco in porta, che però forse a Terni sarà sostituito dall'ultimo arrivato, il portiere Kiko Casilla, ex addirittura del Real Madrid, del Leeds, del Getafe, ma è un po' che non gioca. I quattro difensori erano da destra Guglielmotti, Gherardi, Capradossi e Lepore. Il rombo di centrocampo era formato da Galli, vertice basso, Crociata, vertice alto, Frigerio, mezzala destra, Ionita, mezzala sinistra. Salcedo e Novakovic erano inizialmente le due punte. I giocatori più esperti per la categoria sono Capradossi, cresciuto nel settore giovanile della Roma e nelle ultime stagioni al Cagliari, Ionita, nel Benevento anche lui e nel Cagliari, Crociata, Salcedo, anche se giovane è un po' di tempo che gira nel campionato di Serie B, ma finora non ha mantenuto le promesse che erano molto importanti. Novakovic è il centravanti e, ce lo ricordiamo, protagonista nel Frosinone. Da segnalare a disposizione Roberto Inglese, appena prelevato in prestito dal Parma, e Buso, giocatore migliore del Lecco all'inizio del campionato. In fase di non possesso il Lecco è stretto e denso come da copione per una squadra che adotta il rombo di centrocampo. I tre giocatori offensivi sulla prima costruzione avversaria rimangono stretti e aspettano sulla tre quarti, cercando di indirizzare sull'esterno il gioco degli avversari, dove escono le due mezze ali, a volte con un po' di ritardo. Il Lecco, quando non ha la palla, cerca comunque di essere aggressivo, ma nelle scalate avanti si notano automatismi da migliorare, giustificati dal nuovo sistema organizzato al volo in pochi giorni. Quando i blucelesti hanno la palla, il riferimento offensivo è Novakovic, prima punta, molto dotato fisicamente, vicino al quale si muove Salcedo, più agile. Dietro ai due, il tre quarti contro il Cosenza era Crociata, abile tecnicamente e nei calci da fermo, che in B ha avuto anche stagioni da grande protagonista. A Terni però non ci sarà perché è squalificato, così come Serzanti, centrocampista che nella partita con il Cosenza è entrato nel secondo tempo. L'ampiezza della manovra è monopolio dei due esterni difensivi, Guglielmotti, destro a destra, e Lepore, destro a sinistra. I quattro del rombo sono sempre abbastanza vicini e manovrano palla a terra. L'assenza di Crociata chiamerà mister Aglietti ad alcune valutazioni, ossia confermare 4-3-1-2 inserendo come tre quarti un giocatore più offensivo, confermare il 4-3-1-2 con un centrocampista al posto di Crociata, oppure affrontare la difesa a 3 della Ternana più in ampiezza con due attaccanti esterni e uno centrale, quindi 4-3-3 con Buso e magari Pareggini alle spalle di Novakovic, come nel secondo tempo con il Cosenza. Nel secondo tempo con il Cosenza, il Lecco, pur non riuscendo a ribaltare la partita, è sembrato più a suo agio nei movimenti, con un sistema che i giocatori della squadra blu-celeste conoscono meglio per averlo frequentato per più tempo. Negli angoli a favore calcia Lepore e il Lecco porta a saltare sei giocatori che si distribuiscono coprendo l'intero specchio della porta. Due giocatori rimangono al limite. Nelle punizioni laterali contro, il Lecco organizza una linea con un solo giocatore fuori linea, che è quello sulla diagonale. Negli angoli contro, il Lecco adotta una situazione mista, con tre giocatori a zona e il resto a uomo. La squadra blu-celeste lombarda è indubbiamente ultima in classifica con 20 punti. Ma Spezia e Ternana, le due in zona playout, a più 5. Quindi il Lecco ha più poco da perdere e questo può essere il vero pericolo per le sue avversarie, oltre ad un ambiente che crede ancora nella salvezza. Infatti la società ha fatto mercato e cambiato l'allenatore e i tifosi seguono sempre con passione la loro squadra. Nuova GLE Coupé, creata per sedurre,
Il desiderio prende forma su mercedesbenz.it. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like... Benvenuti nella Serra di Spazio Verde, dove fino al 3 marzo troverete in esposizione orchidee e bonsai. E tra le orchidee in esposizione, tra le più comuni e quelle più particolari, troverete sicuramente l'orchidea o il bonsai adatto al vostro ambiente. Gentili clienti, non perdetevi Orchidee e Bonsai in mostra. Vi aspettiamo tra i meravigliosi colori e profumi del nostro garden. Spazio Verde, Terni, strada Maratta Bassa, numero 91. Insieme, torniamo insieme dopo aver ascoltato appunto Fausto Forgia, che ci ha parlato dell'eco, di questa squadra che praticamente nel 2024 ha inanellato solo sconfitte, 6 per la precisione, prima aveva invece messo in piedi una serie di risultati consecutivi che l'avevano rilanciato in classifica generale. Poi il 2024, alla ripresa del campionato, veramente è stata una squadra che non ha fatto altro che perdere, ma non solo, è anche la squadra che ha subito più gol di tutte le squadre proprio nello stesso periodo, addirittura 20 gol. C'è da segnalare poi che però c'è un fatto contrastante, perché se andiamo a spulciare tra i dati della formazione lombarda, ci accorgiamo per esempio che rispetto alla Ternana ha più volte tirato in porta, ha avuto più chiare occasioni da gol, ben 58 contro le 36 della Ternana, e con una percentuale però del 38% rispetto al 50% invece della formazione rossoverde. Quindi non bisogna, voglio dire, sottovalutare l'avversario sicuramente da parte rossoverde, perché è un avversario che anche con il Cosenza, lo diceva Aglietti proprio nella conferenza stampa di questa mattina, si è comportata bene, ha tirato molte volte verso lo specchio della porta della formazione calabrese, magari non essendo particolarmente concreta, non essendo particolarmente cinica nelle conclusioni, però è una squadra che al tiro ci tira, cioè che al tiro ci giunge e che quindi è estremamente pericolosa. Quindi vedremo insomma come la Ternana affronterà questo impegno. C'è da dire fra le altre cose che è una formazione che sarà direi un po' anche penalizzata da infortuni e da squalifiche, perché lo ricordiamo, non ci sarà Crociata, non ci saranno Ionita Inglese alle prese con la febbre, non dovrebbe esserci Lunetta che è in ripresa, forse martedì potrà giocare, non ci sarà Capradossi, insomma, e non ci sarà Sersanti, altro giocatore squalificato. È una formazione quindi che si presenterà rimaneggiata al Liberati, ma non per questo diciamo doma, e quindi la Ternana deve considerare questo particolare aspetto, deve capire insomma che non può sottovalutare l'avversario, perché si gioca una fetta importante di quello che è il suo futuro, perché poi è attesa da impegni davvero molto ma molto difficili, probanti, a cominciare da quello di martedì sera, quando affronterà il Palermo, e poi arriverà il Parma al Liberati. Insomma, la situazione non è tanto per la quale insomma è un
un periodo in cui si decide quello che sarà il destino della Ternana, anche se la Ternana non è che debba giocarsi la salvezza con il Parma o con il Palermo, però venissero dei punti anche da questi due incontri, beh, sarebbe tutto più facile per la compagine Roberto Breda. Ora, è chiaro che rimangono le difficoltà per potersi tirare fuori da questa situazione di estremo pericolo per la formazione rossoverde. Abbiamo parlato in settimana, forse con toni anche piuttosto ottimistici, per la bella vittoria di Reggio Emilia, ma dobbiamo essere coscienti, noi, la squadra, il tecnico lo è, lo staff tecnico lo è, e la società anche, mi sembra di capire, dobbiamo essere coscienti, insomma, che conseguire la salvezza quest'anno, lo diceva prima Luca Giovannetti, con una partenza ad handicap in cui 12 partite sono stati raccolti solo 6 punti, è estremamente difficile, quindi rappresenterebbe un'autentica vittoria, un'autentica impresa. Andiamo a sentire cosa ha detto il tecnico della Fanzi. Prima facciamo una cosa, andiamo a vedere invece quelli che sono i convocati delle due squadre per completare il nostro discorso. Allora, i convocati di mister Breda sono Franchi, Ian Rilli e Vitali, i portieri, i difensori Boloca, Capuano, Carboni, Casasola, Dalle Mura, Lucchesi, Sgarbi, Sorensen e Zoia. Poi abbiamo i centrocampisti Amatucci, De Boer, Faticanti, Laboico, Luperini, Marginian e Pitia. Da segnalare che Pitia si è allenato un po' a scartamento ridotto in questa settimana. Per quanto riguarda gli attaccanti, abbiamo Dionisi, Di Stefano, che anche lui è stato colpito da un attacco influenzale, ha effettuato un paio di allenamenti in questo fine settimana. E poi ci sono Favilli, Pereiro e Raimondo. Questi sono i giocatori convocati dal tecnico rossoverde. Andiamo a vedere invece quelli convocati dal tecnico della formazione lombarda Aglietti. I portieri Melgrati, Saracco e Cecchini, probabilmente a difendere la porta ci sarà Saracco. E poi abbiamo i difensori Celiak, Smailovic, e poi c'è Bianconi, Caporale, Ierardi e Lemmens. Per quanto riguarda i centrocampisti, degli innocenti Frigerio, Listoschi, Lepore, Guglielmotti, Galli. Vedo che però non sono suddivisi per ruoli. Poi Salcedo, Salomà, Parigini, Beretta, Novakovic e Buso. L'ultimi sì, infatti, perché Guglielmotti mi sembra che sia un difensore. Staremo a vedere. Comunque, questi sono i convocati del tecnico, appunto, della formazione lombarda. E a proposito del tecnico della formazione lombarda, allora andiamo a sentire che cosa ha detto sulle difficoltà di questo incontro, dell'importanza di questo incontro per la formazione lombarda, e poi parla anche della Ternana. Andiamo allora a sentire il tecnico Aglietti, Alfredo Aglietti del Lecco Calcio. Intanto buongiorno a tutti. Dell'importanza della partita credo che ci sia poco da parlare, perché chiaramente per noi è una partita molto molto importante, perché è chiaro, come ha detto lei, che la classifica si inizia un po' anche ad allungare in fondo, quindi dovremo assolutamente cercare di fare il risultato per rimanere lì e per non fare scappare anche le altre, ed è chiaro che per far questo, insomma, dovremo andare a disputare una partita importante. La Ternana sta comunque bene, ha vinto anche meritando a Reggio Emilia, ho visto la partita, ha fatto una buona partita, e però non credo neanche che partiamo battuti, tutt'altro, insomma, andremo a giocarci la nostra gara cercando di mettere in difficoltà la Ternana, perché comunque è una squadra che anche loro qualche difficoltà ce l'hanno, però toccheranno, insomma, interpretare bene la partita. Sì, ma è chiaro che la partita contro il Cosenza poi l'avete vista tutti. Siamo entrati in campo, abbiamo avuto un'occasione per sbloccarla e alla prima palla abbiamo subito gol. Quindi non credo che abbiamo subito tantissimo sotto l'aspetto tattico, rivedendo anche la partita, o siamo stati in balia dell'avversario, però è chiaro che
non si può neanche pensare che gli avversari segnino con una relativa facilità. Dobbiamo rendere loro la vita più difficile, cercare di essere più attenti, più concentrati, al di là poi dopo di chi gioca, al di là del modulo, perché poi non è una questione di moduli o di chi gioca, perché comunque hanno giocato quasi tutti qui a rotazione e i risultati magari non sono stati, per quello che riguarda i gol subiti, un numero soddisfacente. Ne abbiamo presi troppi di gol, quindi dobbiamo alzare il livello d'attenzione. Come ho detto il primo giorno, chiaramente la fase difensiva deve essere ben supportata da tutta la squadra, però poi quando si stringono le maglie negli ultimi 20 metri bisogna alzare sicuramente l'asticella, l'attenzione, non concedere agli avversari quello che abbiamo concesso anche nell'ultimo periodo. Io ho visto l'atteggiamento della squadra che è stato propositivo, ha cercato sempre di giocare, ha giocato. Nei dati, nei numeri, insomma, abbiamo fatto, mi sembra, 16-17 tiri in porta, e credo che fosse da diverso tempo che Lecco non costruiva così svariate occasioni, quindi dobbiamo ripartire da quello, al di là poi dopo di come giocheremo domani, perché sicuramente abbiamo qualche defezione anche importante, però l'atteggiamento, lo spirito con cui si va a attaccare la porta, con cui si cerca di mettere in difficoltà l'avversario, che fa la differenza, e dobbiamo ripartire da questo. Poi sicuramente concretizzeremo anche di più quando magari avremo quel pizzico di serenità in più che forse anche in questo momento manca, però è chiaro che la serenità poi dopo la dovremo trovare con i risultati. Insomma, anche dalle convocazioni poi vedrete che ci sono, fra febbre, squalifiche, infortuni, Ionita per esempio alla febbre, Inglese alla febbre, e quindi non partiranno. Capradossi comunque non sta benissimo, quindi rimarrà qua a curarsi anche in vista del turno infrasettimanale. Abbiamo, come ho detto, in questo periodo anche non solo squalificati ma anche appunto influenzati, e quindi domani insomma saremo un po' in emergenza, ma questo sinceramente non mi preoccupa, perché comunque chi va in campo sa che tipo di partita dovrà essere quella di domani, quindi ci sarà bisogno di tutti al 100%, chi sta meglio giocherà, e poi toccherà a noi insomma interpretare, come ho detto bene prima, la partita. 4-4-2, perché non abbiamo giocato 4-4-2 contro Cosenza, abbiamo giocato 4-3-1-2 con Crociata dietro le linee, quindi come ho detto prima, credo che a livello offensivo qualcosa di più si sia visto. Vediamo domani, perché comunque, ripeto, anche le defezioni che abbiamo mi costringono anche a valutare qualcosa di diverso. Quale sarà questo qualcosa di diverso da parte di Stefano Aglietti lo vedremo solo quando alle 16:15 le due squadre scenderanno in campo. Ma adesso una cosa è certa, però abbiamo in diretta telefonica Lele Ratti. Ciao Lele, buona serata. Buona serata a tutti voi. Grazie, grazie per aver accettato un po' il nostro invito. Un po' il ritorno a casa per te, no? Anche se dopo tanto tempo, Lele. No, mi fa sempre piacere sentire qualcuno di Terni, come mi fa sempre, seguo sempre le sorti della Ternana, per cui adesso in un momento che qui o dentro o fuori fra il Lecco e la Ternana vediamo come va un po' domani. Oh, fra altre cose, tu calcisticamente parlando, insomma, soprattutto ti sei diviso, hai avuto anche altre esperienze, ma fra Terni e Lecco, a Terni tra le altre cose sei il giocatore che ha più presente, vanta più presenze, 266 presenze con 5 gol realizzati, ha giocato in P, in C1, in C2. Una vita calcistica. Che ricordi di quella vita calcistica? Il ricordo più bello qual è? Vabbè, il ricordo più bello sono forse quello che è più immediato, è quando ho finito il ritiro San Terenziano, prima volta che ho giocato a Terni allo stadio contro l'amichevole contro la Roma, che abbiamo anche vinto 2-0. Questo è l'immediato, forse dopo pensandoci ne vengono una sequela, quindi
sono tanti. Perché allora si andava in ritiro a San Terenziano, io adesso è cambiata un po' l'aria, però a San Terenziano si andava. Sì, 2 anni siamo stati, Sì, sia con mister Marchesi che poi con mister Olivieri. Il primo allenatore che hai avuto a Terni è stato proprio Rino Marchesi, credo, no? Sì. Senti, hai nominato Renzo Olivieri, facciamo tantissimi auguri a Renzo per Olivieri, perché sappiamo, insomma, le cronache l'hanno detto in questi giorni, non è un buon momento per lui, speriamo che lo superi abbastanza velocemente. Senti, insomma, che ci racconti di questo Lecco? Allora, dopo le vicende dell'Eco sono state quasi rocambolesche, perché ha vinto il campionato l'anno scorso, cioè i playoff di Serie C, e dopo ci sono stati 2 mesi di patemi, nel senso che prima era la certezza, poi no, poi sì, poi no. Sta di fatto che solamente a fine agosto c'è stata la certezza della Serie B, però si è pagato il conto, perché tutto è stato in ritardo, non si sapeva, cioè non sapevano, no? Quali fossero i giocatori adatti per la Serie B, chi prendere, chi non prendere, per cui nelle prime 6-7 partite, pur non demeritando, ma si è perso, si è fatto un punto. Ma certo. Poi c'è stato questo cambio d'allenatore e la squadra è fiorita improvvisamente, o ci doveva essere il tempo di un'amalgama, di conoscersi, così, e si sono fatti 19 punti con una media di quasi 2 punti a partita. Poi c'è un fatto ancora inspiegabile, c'è stato siamo finiti in un baratro di gioco, un'involuzione incredibile. È stata esattamente la storia della partita con la Ternana. Il primo tempo a Lecco, fra Lecco e Ternana, nettamente meglio Lecco, poteva addirittura essere 4 gol a 1. Secondo tempo spariti, dopo un gran gol di Raimondi, spariti completamente. Ed è quello che è successo da 6 partite a questa parte. Che senti, ma potrebbe pagare la rivoluzione di gennaio? Perché a gennaio c'è stata una bella rivoluzione, eh? Eh sì, ma rivoluzione, poi a ben vedere sono arrivati sì dei nomi, ma però magari non pronti subito per giocare, perché chi è arrivato? Inglese era 2 anni che era fermo da infortuni, Capadossi idem, il portiere era 2 anni che non giocava, per cui alla fine chi sta giocando sono quelli di sempre. Non è che sia cambiato molto. Senti, però è una squadra che io leggevo un attimo un po' le statistiche, lo diceva anche un collega, lo sottolineava ad Aglietti, è una squadra che però produce tante chiare occasioni da gol, evidentemente non riesce a concretizzarle. Ma non è tanto, perché leggendo le statistiche, cioè, poi la valutazione di un'azione da gol o no è molto individuale, però è fra le prime 3 squadre che creano possibilità di segnare, solamente che in questo momento la fase difensiva, dico che fase difensiva per farlo in generale, è negativa al massimo. La partita di sabato scorso, prima palla nella metà campo dell'Ecco, e Tutino fa gol. Il secondo gol a fine primo tempo sono ingenuità di un calciatore che tiene per la maglia, poi accentuata la caduta, rigore 2-0, finita la partita. Cioè, e i loro salvataggi sulla riga, gol sbagliati incredibili. Questa è un po' la situazione che si sta vivendo qui a Lecco. Senti, il pubblico? Il pubblico... Allora, facendo una premessa, che la Serie B era inaspettata, erano 50 anni che non si faceva più la Serie B a Lecco, ha risposto con un entusiasmo incredibile, cioè una partecipazione emotiva, si parlava e si parla, fino a poco fa si parlava solo dell'Lecco, della Serie B, e quindi il pubblico la sua parte,
perché anche il pubblico deve fare la sua parte se si vuole salvare questa certo. categoria. Si sta comportando in maniera egregia. Fa conto che a Bari, cioè Bari, l'Ecco Bari, c'erano più di 500 persone, a Marassi c'erano 1000 persone, cioè un rapporto fra chi va allo stadio, che quando c'è tanta gente, ci sono 5000 persone, ve ne vanno 1000 a Marassi, cioè una cosa che penso sia incredibile. Certo. A Venezia ce n'erano 800, cioè c'è un... speriamo che non ci sia una delusione, speriamo che da domani... A me dispiace per la Ternana, ma possa riprendersi, per riprendersi, perché se tutto a caso non perde, io non so quante possibilità ci siano. Matematicamente ancora sì, però dal punto di vista morale... Quindi bisogna avere una grande forza per crederci. Senti, quindi tu sei schierato domani? Sì, mi spiace. No. Cioè, io vorrei che si salvassero tutte e due, ma la vedo molto difficile che si possano salvare tutte e due. Senti, della Ternana, che ne dici? 5 punti in più in classifica generale, ma non sono quelli che... Sono tanti, poi... Io guardo due partite quando non giocano simultaneamente, guardo la Ternana e l'Ecco. Quindi ci puoi dire qualcosa della Ternana? No, beh, allora, anche l'ultima partita, cioè, è una squadra dai valori tecnici, diciamo, medi, per essere buoni, sì. Però ha un gran coraggio, ha dei giocatori molto determinati che fino alla fine credono in qualcosa. In questo momento l'Ecco non crede, cioè non crede nelle sue possibilità, non crede nel compagno, non crede in tante cose, per cui alla prima difficoltà va in crisi subito. Senti, è una squadra giù. Come valori tecnici fra l'Ecco e Ternana non saprei. A completi e a giocatori in efficienza prendo l'Ecco, però dopo il campo dice un'altra cosa. Senti, ma squadra imbottita di giovani la Ternana, no? Tu mi sembra di aver letto un articolo, un'intervista in cui tu incoraggi un po' le società che investono sui giovani. Beh, ma questo è normale. Cioè, ma non vuole... tutti lo fanno però. Ma allora bisogna vedere se è una virtù o una necessità. A Terni è una necessità, diciamo. È stata una necessità, però per cercare... Però probabilmente c'è una conoscenza dei vari settori giovanili, per cui ha preso dei giocatori, dei ragazzi validi. Poi per crescere devono giocare, certo. Non c'è un dubbio. C'è sempre un riscontro sul campo per dire cosa potrà e quanto vale un ragazzo, quindi tanto, tanto di cappello sotto questo aspetto qua. Vabbè, vedremo un attimino come no, si... Allora, sì, io magari mi sono schierato apertamente per lei. Del resto voglio dire... Che domani è una partita molto delicata per tutti. Cioè, se dovesse andare male per la Ternana... Le speranze ci sono ancora. Anche perché la Ternana poi deve andare a Palermo e martedì. C'è un calendario difficile. Adesso c'è la prossima sarà il derby, per cui questa non sfugge a tutte le... I pronostici. Poi va a Bolzano, però dopo deve incontrare il Venezia, il Palermo, il Parma, cioè incontrare squadre forti. Però poi se meglio di me il campionato di Serie B fa il filotto, cioè, e si ispira sempre nel fare questo fantomatico filotto. Sembra, cioè, hai parlato prima dell'Ecco, no? Quella serie incredibile di risultati tutti consecutivi e poi invece quelli negativi. Il Cittadella sembrava Cittadella ha perso 6 partite di seguito e ancora si trova in una posizione di classifica invidiabile, no? Quindi il campionato di Serie B è un campionato, però, tu l'hai fatto, quindi però, sai... Allora se si ragiona in questi termini, dice allora sì, possiamo sperare ancora, però
certo. La realtà è un'altra. Certo. Domani per il Lecco è... sì, la voglia di dire non è definitiva, però ha un'importanza. Rischi di staccarti, certo, perdendo rischi di staccarti. Ma è 8, 6, 7 punti dalla penultima. Certo, diventa dura. Diventa dura. Diventa durissimo. Però, senti, ma se dovessi dare un consiglio a Breda, che consiglio gli daresti? No. Svestiti dei panni di tifoso del Lecco. Allora, quello che ci dice qui a Lecco, che prima o poi qualche errore in difesa lo fanno. Quindi, diciamo che... E ne hanno fatti tanti, purtroppo. Perché mi sembra sì. Da difensore che ero, però dico, mamma mia. 49 gol ha subito, 49 gol, tanti. Infatti, sono troppi. Sì. Anche... sì, poi, se torno a ripetere, come valori non so cosa sia capitato, poi ovvio io vedo le partite, non è che viva dentro al campo per avere fare delle considerazioni più corrette di questa involuzione. È quasi inspiegabile, cioè voglio dire, un conto perdere, ma conto e prendere 49 gol. Sì, tanti. Senti, c'è Felice Di Chiara, dice: grande capitano, auguri in anticipo per il suo compleanno il 3 di marzo, è il tuo compleanno. Esatto. Buona serata a tutti. Troppi anni. E aggiunge: che coppia con Volpi, eccezionali. Sì. Che ricordi tanti hai di Piero Volpi? Ma ogni tanto lo rivedo, lui fa conto che cosa ha fatto, che cosa sta facendo, fatto ancora, certo. Il medico sociale dell'Inter, il responsabile dell'area medica, per cui... Vabbè, anche tu, insomma, la tua carriera l'hai fatta nel post calcio, insomma, non è che... Sì, però non certamente sui livelli, post calcio. Va bene. Io ti ringrazio. Non so cosa curare alla Ternana per domani, diciamo che si salta alla fine. Senti, facciamo una cosa, lasciamoci con vinca il migliore, come si dice in questi casi. Allora può darsi che abbia pochi dubbi per chi possa vincere in questo momento. Va bene, un abbraccione, Lele, mi ha fatto davvero piacere sentirti e ritrovarti. È sempre un piacere. Grazie, ciao, buona serata. Ciao a tutti, ciao. Era Lele Ratti, appunto, è stato un piacere, chiaro, di Lecco, e quindi per chi deve fare, come se uno di Terni, no? Per chi deve tifare. E allora, questa era la foto di Lele Ratti, c'era anche una foto della squadra, però ormai, diciamo, è andata, quindi abbiamo salutato il capitano Lele Ratti della Ternana, 266 partite con la maglia rossoverde, 10 stagioni con le fere, è arrivato nel 77-78, sembra caldeggiato il suo acquisto da Nino Cardillo, il primo suo allenatore è stato Rino Marchesi, insomma. Abbiamo fatto una bella un bel ricordo. Allora, Renato Billi ci continua a dire: prima Cremonese, Palermo in A, siete d'accordo? Cioè Parma, Cremonese, Palermo in A, siete d'accordo? Diakité è troppo forte. Sul Diakité, diciamo, non abbiamo dubbi. Sul fatto delle tre neopromosse, che ti dico, per valori sì, però il campionato di Serie B solitamente una sorpresa la riserva sempre. Staremo a vedere. Francesco Razzietti: certo, domani l'occasione è grossa, senza Ionita, Inglese, Capradossi, con Crociata e Sersanti squalificati, è tanta roba. Comunque non c'è da fidarsi ugualmente, e se dovessi fare un appello ai ragazzi direi: non vi fidate dei moribondi e dategli finché si muovono, dice Francesco Grazietti. E questo era, possiamo togliere quindi anche Lele Ratti che abbiamo sentito. Devo dire che nella scheda di Fausto Forgia si parlava anche del portiere Casilla, però c'è da dire che il giocatore non ha firmato, diciamo il servizio è stato fatto l'altro ieri, è stato pubblicato l'altro ieri, e quindi
si pensava che dopo le visite mediche accettasse, e invece praticamente non c'è stato l'accordo, e quindi se ne è tornato in Spagna il portiere, appunto, della formazione della il portiere spagnolo, quindi a difesa della porta della squadra di mister Aglietti ci sarà Saracco. Allora, a questo punto mandiamo un break pubblicitario e poi continuiamo la nostra trasmissione. Abbiamo visto anche i convocati dell'una e dell'altra squadra, ora però un pizzico di pubblicità per i nostri amici sponsor. Ok, a fra poco. Is right, chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Benvenuti nella Serra di Spazio Verde, dove fino al 3 marzo troverete in esposizione orchidee e bonsai. E tra le orchidee in esposizione, tra le più comuni e quelle più particolari, troverete sicuramente l'orchidea o il bonsai adatto al vostro ambiente. Gentili clienti, non perdetevi Orchidee e Bonsai in mostra. Vi aspettiamo tra i meravigliosi colori e profumi del nostro garden. Spazio Verde, Terni, strada Maratta Bassa, numero 91. Amici di Ternana Time e di Ternana News, direi di andare ora, invece, prima di conoscere quelle che potrebbero essere le formazioni delle due squadre, direi di andare a sentire alcune clip del mister rossoverde, appunto, di Roberto Breda. Si è parlato nella prima clip praticamente praticamente quell'equilibrio di squadra che ha mostrato a Reggio Emilia può essere considerato un equilibrio finalmente raggiunto dopo tanto lavoro e dopo tanto lavorarci. Ecco, andiamo a sentire appunto la risposta a questa domanda il tecnico rossoverde. Cominciamo il titolo. La settimana scorsa si era parlato un po' degli insegnamenti che aveva lasciato, che aveva lanciato praticamente a partita con lo Spezia, no? Ci avevi un attimo illustrato la differenziazione nell'affrontare l'avversario con il 3-5-2 o con il 3-4-1-2 o 3-4-2-1. Ecco,
è stata un facile profeta, perché mi sembra che poi a Reggio si è verificato quello che avevamo detto. Quindi questo significa che la squadra è matura da questo punto di vista? Sì, però poi ogni partita è diversa, perché faccio un esempio: domani la certezza del modulo avversario non ce l'abbiamo, perché possono fare come l'ultima gara un 4-3-1-2, anche se hanno degli squalificati che sono in certi ruoli abbastanza strategici. Possono fare il 4-4-2, possono fare quel modulo che Aglietti ha fatto tantissime volte, possono rifare il 4-3-3, che è un modulo che è loro nel loro DNA negli ultimi mesi. Quindi le caratteristiche, che sono intensità, aggressività, ripartenze repentine, secondo me rimarranno invariate, e quindi principi più o meno, però logico che a disposizione sono un pochino diversi. Questa partita quindi ti richiede più letture e più interpretazioni, e poi c'è anche il fatto che l'avversario può prepararti una gara ancora diversa se vuole fare ancora strategia. Quindi noi abbiamo visto e abbiamo delle certezze su tutte e due le fasi, perché penso che la partita di Reggio abbia dato delle certezze in tutte e due le fasi, però appunto dobbiamo riqualificarle e riproporle contro ogni caratteristica diversa dell'avversario. Mi è sembrato anche meno apprensivo, meno apprensione, meno tensione, più serenità nella, nonostante voglio dire che si veniva da una settimana abbastanza difficile, però la squadra su quel versante mi è sembrata avere queste caratteristiche. Non so se è impressione mia oppure se... Infatti per quello dicevo in tutte e due le fasi, perché anche in fase di possesso avevamo una gestione della squadra più tranquilla, più anche più corretta, più... con meno errori. E quindi insomma ma non dobbiamo andare per scontata, dobbiamo sapere che possiamo farla, che l'abbiamo fatta, ma allo stesso tempo riadattarla ogni volta. Bene, questo praticamente era la prima clip che vi abbiamo proposto, e nella seconda praticamente si parla dell'unico... Gianluca Giovannetti chiede a Roberto Breda come fare per poter eliminare quegli errori che ancora caratterizzano magari la prestazione della Ternana, facendo l'esempio dell'errore praticamente di Amatucci, l'unica palla credo giocata sbagliata dalla giovane centrocampista che ha giocato una partita direi di quelle importanti. E allora sentiamo che cosa ha risposto il tecnico rossoverde Breda a quella che è stata la domanda di Luca Giovannetti. Dovrebbe partire, un attimo solo. Non riesco. Sì, da trovare il pelo nell'uovo, ma cerchiamo appunto di andarlo a sviscerare. È un pizzico di imprecisione in appoggi apparentemente banali. Poi è vero che il calcio ha fatto anche dei errori, perché si sbaglia anche in Champions League, però mi viene in mente l'azione del presunto rigore per la Reggiana, la palla che sbatte sul braccio sinistro di Lucchesi, nasce da un pallone banale sbagliato nel centro del centrocampo dal migliore in campo, uno dei migliori in campo, cioè Matucci, che sbaglia un appoggio banalissimo per Rubellini, e da lì parte l'azione della Reggiana. Ripeto, Matucci forse tra i migliori in campo. Che cosa si può fare per andare ad incidere su questo aspetto? Poi ti chiedo dell'eco. Ma allora, al di là che l'errore, appunto hai detto bene, lo commettono tutti, io, tornando alla pericolosità dell'Lecco, c'è stata un paio di azioni su 1-0 per il Cosenza che si mangiano un gol da un centimetro dalla linea che gli passa sopra il piede, quindi e lì era l'1-1 ed era sicuramente anche un'altra partita, per dire che l'Lecco è vivo ed è le caratteristiche ben mancate. È vero che poi nell'errore uno cerca di diminuirli, ma devi avere la capacità di soprattutto famose preventive, lavorare per non avere il pericolo dopo una palla persa, perché la palla persa appunto non esiste una squadra che non le sbaglia, e là in quel momento della gara abbiamo subito 3-4 ripartenze, quella è stata la più pericolosa, un paio secondo me anche quella per esempio della punizione dal limite che è stato il monitoro Sgarbi, mi sembra là, che è sempre frutto di una ripartenza, quindi di una transizione. Però le transizioni le facciamo anche noi, fa parte del gioco, nel senso che è un aspetto che ci lavoriamo,
e dobbiamo migliorare. Poi appunto io sull'errore non ho mai dato la colpa a nessuno, non la darò mai perché fa parte del gioco e può essere dovuto a mille cause, anche magari alla stanchezza di quel momento, di quel secondo, poi è uscito coi crampi, faccio un esempio a Matucci, o un'aggressività maggiore data dall'avversario che sta perdendo, cioè ci sono tante cose che possono, non è facile mantenere sempre il controllo. Quindi era una cosa che più che correggere quello bisogna migliorare il dopo, che è la capacità di non fargli ripartire, che può essere un fallo tattico, che può essere una copertura diversa, che può essere tantissime cose che su questo sicuramente vanno migliorate. Bene, quindi abbiamo visto e abbiamo ascoltato anche questa di spiegazione della tecnica rosso-verde su quello che si può fare per evitare, diciamo, di commettere ulteriormente degli errori. Oh, abbiamo parlato delle assenze in casa del Lecco, no? Abbiamo parlato delle assenze di Ionita e di Inglese, di Capradossi, di Lunetta, che potrebbe essere, non ricordo se sia stato convocato o meno, però insomma dalle parole del tecnico si intuisce che non partirà sicuramente dall'inizio, probabilmente andrà probabilmente potrebbe essere impiegato martedì nel match derby con il Como. Ci sono poi due squalificati, c'è Crociata e c'è Sersanti, quindi sicuramente ci sono delle assenze importanti, ma assenze importanti ci sono anche nella Ternana. Per esempio c'è Favasuli, c'è lo stesso Viviani, insomma Pitia che è a mezzo servizio, c'è anche Di Stefano che ha avuto le sue problematiche, per cui insomma sono più gravi sicuramente quelle del Lecco, ma anche la Ternana non sta a guardare da questo punto di vista. Andiamo a sentire allora, perché poi c'è una clip in cui viene fatta una domanda su Sorensen e su Dionisi. Spesso voi che seguite i nostri programmi ci chiedete: ma perché non gioca Sorensen, ma perché non gioca Dionisi? Lo chiedete a noi, ma probabilmente è il tecnico che deve dare sicuramente quelle che sono le risposte, il perché. Quindi questa mattina è stato chiesto di Sorensen e di Dionisi da parte del collega Augusto Austeri. Allora andiamo a sentire che cosa ha risposto il tecnico rossoverde. Arriva, solo fortunati, Di Stefano è rientrato in gruppo da un paio di giorni, Pitia è entrato in gruppo da un paio di giorni, quindi sono tutti convocati, poi chi c'era ancora, vabbè, i soliti tipo Fede Viviani, quindi no. Ghessano ancora fuori? Ghessano ancora fuori, sì. Favasuli anche, sì. Sì, Favasuli anche, sì. E poi chi c'è? E Zubarek, sì. Però gli altri che erano quelli che erano mancati l'ultima partita solo, sono entrati in gruppo, hanno bisogno magari un po' di tempo, però sono abili. E il lavoro che sta facendo Sorensen e Federico è un lavoro importante. Cioè io non guardo mai la carta d'identità né in un verso né nell'altro. Adesso quest'anno magari stanno giocando più giovani, però a Livorno come giocava Dainelli che aveva 40 anni, quindi che è un problema. Uno fa delle scelte dovute a caratteristiche, a tante cose, sapendo che sono giocatori affidabili. Sorensen per un periodo ha giocato anche quasi sempre, adesso sta facendo un pochino meno. Federico è un giocatore secondo me molto intelligente, sta bene fisicamente in un reparto che abbiamo più alternative, però non è che la sua sia l'ultima. Questo periodo sta trovando meno spazio. È stato un comportamento impeccabile, no? Ma non solo il comportamento, certo, ma anche la professionalità, certo, e anche, certo, la qualità, perché, certo, so che sono ragazzi che ci posso contare. Bene, quindi non ce lo chiedete più, perché insomma sapete insomma quelle che sono delle scelte tecniche che il tecnico effettua, possono piacere o meno a chi ce lo chiede, però questo
questo è il comportamento. Comunque non sono sicuramente decisioni punitive o per motivi disciplinari, assolutamente no, sono scelte tecniche, appunto, che il tecnico fa durante, appunto, la settimana, anche nel vedere quello che è il lavoro che viene sostenuto dai giocatori stessi. Ce ne sarebbe anche un'altra di però vedo che è tornato Luca Giovannetti, e allora ritorniamo da Luca per sottoporgli una domanda, magari mentre vediamo le immagini del vecchio viale Brin, no? Dicevo prima anche con Lele Ratti, e questa è una squadra da non prendere sotto campo. È vero che nel 2024 non ha fatto punti, è vero che ha subito 20 gol e che subisce gol facilmente, come diceva prima Lele Ratti, però Luca, che succede? No, ci sono. Okay. Però è una squadra che, insomma, stando alle statistiche, è una squadra che crea tante occasioni da gol, e chiare e limpide occasioni da gol. I numeri hanno un significato, ma vanno decodificati, scusami. Se il Lecco è terza nella classifica delle occasioni create, magari poi ne concretizza una percentuale ridotta, evidentemente questo significa che riesce a sviluppare nei 30 metri finali avversari un certo tipo di azione, e sul piano qualitativo e sul piano quantitativo, perché altrimenti non sarebbe terza nella classifica delle occasioni da gol create, certo. E al di là di quelle che poi vengano o meno concretizzate, questo è un numero significativo. Certo, sono significativi e incontrovertibili anche i numeri negativi, quindi 0 punti nel 2024, quindi 6 sconfitte consecutive, quindi 20 gol al passivo. Io farei una distinzione tra queste cifre, tra questi dati statistici. Le lunghe serie non hanno grande valore, perché il Cittadella è arrivato a Terni dopo 7 vittorie e 2 pareggi, ha perso e appena ha perso altre 4, inanellando a partire da quella di Terni una serie nera di 5 sconfitte consecutive. La Reggiana ha affrontato la Ternana dopo 7 risultati utili consecutivi tra pareggi e vittorie, e ha perso con la Ternana in casa propria. Quindi la Ternana ha posto fine a 2 serie positive di 9 partite per il Cittadella, ripeto, 7 vittorie e 2 pareggi, e di 7 gare per la Reggiana, se non erro 3 vittorie e 4 pareggi, se non vado errato. Quindi il fatto delle sei sconfitte consecutive, secondo me, lascia il tempo che trova. Certo, denota la difficoltà che sta attraversando, certo, questa squadra in quest'anno solare, ma le lunghe serie possono essere interrotte, e Cittadella e Reggiana, entrambe per mano della Ternana, ne sanno qualcosa. Certamente, invece, il dato dei 20 gol al passivo nelle ultime 6 partite è molto significativo, certo, e denota palesi difficoltà nella fase difensiva della compagine lombarda, perché 20 gol in 6 partite significa 3,3 a partita, ed è veramente una media impressionante in negativo. Certo. Detto questo, quindi, è una squadra in crisi di risultati, certo, 6 sconfitte consecutive hanno un significato, è una squadra che subisce molti gol, certo, 20 nelle ultime 6 partite, una media di 3,3 a partita, sono vere entrambe le cose, però è anche vero che il Lecco dalla cintura in su ha un buon organico, e che peraltro questo accade a molte squadre di B, tranne le grandi big, quelle che occupano i primi 4-5 posti, c'è una qualità difforme tra pacchetto arretrato, mediana e reparto avanzato, e come accade a 13-14 squadre di questa serie B, la qualità maggiore c'è in avanti, a centrocampo c'è una qualità intermedia, spesso le difese zoppicano. E nel caso dell'Ecco questo dato diventa un macro dato, quindi sicuramente incontrovertibile e del tutto significativo. Ribadisco che però il Lecco davanti ha qualità, ha quantità e qualità, ha tanti attaccanti e tutti bravi. Tra le altre cose, se consideriamo Lunetta come un jolly a tutta fascia, ma non un vero attaccante, tra i molteplici assenti nella gara di domani del Lecco sono 8, 2 squalificati e 6 infortunati,
E al di là di Lunetta, che ripeto, è un esterno a tutta fascia, ma non è propriamente un attaccante, può fare l'esterno offensivo, può fare l'esterno di centrocampo, addirittura può all'occorrenza adattarsi come terzino, certo con attitudini offensive. A parte Lunetta, l'unico attaccante coinvolto in questa situazione di delicata, di emergenza, perché tale è Dell'Ecco, è inglese, che peraltro è arrivato nel mercato di gennaio, magari col tempo potrebbe anche ritagliarsi un ruolo da titolare, ma al momento non lo è, anche perché è arrivato dopo 6 mesi in tribuna a Parma, quindi in condizioni fisiche non ottimali, sta recuperando la condizione migliore, adesso si è bloccato per l'influenza, influenza che ha colpito anche Lowakima, che peraltro non ha ancora esordito, e un centrocampista di qualità come Ionita, quindi sono 3 i giocatori KO, certo, per attacchi febbrili. Crociata e Sersanti sono squalificati, sono entrambi titolari. Capradossi ha preso una botta in allenamento. Diciamo che presumibilmente in questo ultimo terzo di campionato sarà titolare al centro della difesa. Lo Wakima, vabbè, non ha ancora esordito, ha collezionato solo 3 panchine, è un under proveniente dal Lecce. Ionita ha giocato 25 partite su 25, tutte dal primo minuto, non aggiungo altro. Tra l'altro, credo una 60 di partite nella nazionale moldava. Laman è stato ingaggiato per fare il portiere titolare, si è infortunato nella gara di esordio contro la Cremonese, ne avrà ancora per un mese. Lunetta ha esordito anche bene un paio di settimane fa, poi ha accusato un problema, credo, alla caviglia, e quindi a Terni non ci sarà. Sono 8 giocatori, almeno 5 sono titolari, cioè gli squalificati Crociata, lo dico in base ai numeri, alle presenze, certo. Tutto quello che dico è confermabile o smentibile da Transfer Market o da Soccer Way. I 2 squalificati, Crociata e Sersanti, rispettivamente mediano incontrista e trequartista, Crociata e mediano incontrista Sersanti, sono indubbiamente titolari. Capradossi, difensore centrale, e Lamanna, portiere, sono stati acquistati a gennaio per svolgere il ruolo di titolari. Naturalmente titolare fisso è Ionita, quindi sono 5 titolari. Può essere marginale l'assenza di Lowakima, che non ha ancora esordito, ma insomma nella primavera dalla quale proviene ha fatto molto bene, poi lo vedremo insomma in itinere. Inglese ancora in ritardo di condizione, ma è un attaccante che in Serie B spesso ha fatto la differenza. Di Lunetta abbiamo già detto, sai, insomma, più che sui numeri, la serie negativa, le 6 sconfitte, i 20 gol subiti, mi soffermerei sulla situazione di oggettiva difficoltà, se non la vogliamo chiamare emergenza, diciamo di organico ridotto, a ranghi ridotti, con cui il Lecco affronta questa trasferta di Terni. Devo dire che Aglietti non gli ha dato molta importanza, da questo punto di vista. No, si è attaccato sugli... No, assolutamente. Io avrei fatto il pianto greco, ma lui non è un allenatore professionista, chiaramente gestisce le cose in maniera diversa, anche perché è un allenatore esperto, è una persona ponderata, pagata, e giustamente vuole valorizzare quelli che vanno in campo, no? Senti, senza ma... stare a recriminare troppo sui tanti assenti. Luca, ma stai vedendo che Muraglia era al Viale Brin, eh? Sì, ma il mondo è cambiato. Quanti anni sono? Guardate, ragazzi, questo è 68-69. Quindi l'ultimo anno di Viale Brin, sostanzialmente, sì, perché Liberati è nato nel 69, no? Sì. Con le due curve, no? In tubi innocenti, guardate. Sono passati 65 anni, il mondo, non solo la realtà socio-economica di Terni, ma il mondo, il costume ternano, umbro, regionale, nazionale, è cambiato 5 volte negli ultimi 65 anni, è cambiato il mondo, e quindi il calcio non è più quel fenomeno attrattivo delle masse che era 65 anni fa, ma lo era anche 40 anni fa, 35 anni fa, 25 anni fa. Adesso i numeri sono diversi, il calcio ha perso in parte il proprio appeal, non voglio arrampicarmi in indagini sociologiche da 4 soldi per le quali non possiedo gli strumenti, però insomma che siano cambiate le cose, che il calcio abbia perso una parte del suo appeal, soprattutto rispetto alle nuove generazioni, e che anche chi lo segue in maniera diversa, magari in TV, attraverso le grandi emittenti nazionali, addirittura i più giovani probabilmente col telefonino, magari senza neanche guardarsi la partita intera, guardandosi gli highlights, c'è una fruizione diversa, più frammentaria e comunque numericamente ridotta, lasciamo stare 65 anni fa, anche rispetto a 25 anni fa.
No, ma poi fra le altre cose poi arrivano anche, sto facendo scorgere le immagini, arrivano poi le decisioni cervellotiche come quella che è stata presa in occasione di Ternana Lecco, insomma, no? Nel senso di impedire praticamente a coloro che risiedono nelle regioni limitrofe di assistere all'incontro, che ne so, i reatini oppure i tifosi i romani, che ce ne sono a Roma, dei tifosi, c'è un club proprio, no? Ferre Roma. Ma anche a Rieti, ed è addirittura iscritto al centro di coordinamento Ternana Clubs. Quindi quei 25, 30, 35 tifosi della Ternana iscritti regolarmente ad un club che fa parte del centro di coordinamento non possono venire a vedere la partita. Ma poi la motivazione quale sarebbe? Cioè, perché i ternani in generale, gli umbri sì, e i tifosi della Ternana, pochi o tanti che siano, fuori regione no? Guarda sto fallo laterale, Luca. Ah. Io adesso non ricordo, l'ho fatto rivedere apposta perché non ricordo se era adesso o Vianello, o che era lo stopper, o Franco Liguori, perché anche Franco Liguori ha guarda che fallo laterale. È lunga gettata, certo. Mamma, è un corner, è un calcio d'angolo. Sì. Vabbè, questa era la Ternana dell'ora. Quindi ritornando un po' a quel discorso, veramente si dice, perché poi non c'è una versione ufficiale, si dice ci siano stati degli incidenti all'andata, allora fai come hanno fatto per tutte le altre situazioni, impedisci alla tifoseria ospite di muoversi, voglio dire, o con delle limitazioni. Sinceramente è non condivisibile. A me sono arrivati diversi messaggi anche da un tifoso, per esempio, che sono anni, ha detto sono 20 anni che non si perde una partita della Ternana, e viene a Roma con il figlio per questa diciamo decisione, deve vedersi la partita davanti alla TV. Dice, vaglio un po' a spiegare a mio figlio adesso che non è possibile andare a vedere la Ternana dal vivo. Insomma, è anche questo uno dei motivi per cui il calcio veramente, no, ha sempre meno appeal, magari penalizzandosi e favorendo magari invece lo sviluppo di altre discipline sportive. Ora possiamo dire, sconcertato, non mi so dare una spiegazione razionale, quindi non la so dare a chi ci segue, non lo so. Infatti non c'è una spiegazione, almeno date la spiegazione, si va per sentito dire, poi dopo se è vero o non è vero vallo un po' a comprendere. Da stigmatizzare comunque sinceramente questa decisione. Intanto il Cosenza ha accorciato le distanze con Frabotta, però mancano soltanto 4 minuti alla fine. Nel primo tempo hanno segnato nel giro di 180 secondi per la Samp, Darboe e De Luca. Adesso il Cosenza ha accorciato le distanze, mancano 3 minuti più recupero, vedremo. Allora c'è Marco Antonelli che dice che ricordi le ratti in curva est si cantava Morena Costanzi, ricordo che lei era stato l'ospite telefonicamente una mezz'oretta fa. Mister, fai bene a non fidarti, mai fidarsi degli ultimi in classifica, forza ragazzi, servono punti. Ringraziamo Roberto Cagace che ci segnala il 2-1 del Sampdoria sulla Cosenza. Daniele Minutillo, buonasera a tutti. Trovo scandaloso non poter andare allo stadio perché residente fuori regione in una partita che di pericoloso ha solo il brutto tempo. Se ci vogliono davanti alla Pay TV e non allo stadio, con me sbattono male, mai più abbonamenti. E perché poi Daniele Minutillo risiede nel Veneto, quindi anche lui, perché le limitazioni valgono per tutti i fuori regione praticamente, no? Fuori. Buonasera, dice Stefano, scrive Stefano De Santis, complimenti per le belle immagini del Viale Brino con quelle curve piene di tifosi a ridosso delle porte. Speriamo che in un futuro prossimo si possa rivedere uno stadio pieno così. In Inghilterra, in Spagna, in altri campionati europei, gli stadi oggi sono sempre tutti pieni. Dipende molto dalla serietà delle società di calcio e io dico anche dipende molto anche da chi gestisce il calcio, credo, no? Insomma, non mi sembra ci sia una gestione cristallina del calcio italiano. Un giorno si dice una cosa, un giorno si fa una proposta, l'altro giorno se ne fa un'altra, poi si ritira, cioè è tutta un susseguirsi di decisioni che poi magari non vengono assolutamente portate avanti, e quindi è chiaro che
non si è molto propensi diciamo a seguire questo sport con molta diciamo con molto affetto. Allora Luca, andiamo a vedere quella che potrebbe essere la formazione. Certo. Della aspetta che cerco di trovarlo, perché sto operando con un altro computer, perché come sapete il mio aveva fatto delle bizze settimane scorse e questa mattina è morto, quindi oggi ho celebrato i funerali del mio Mac, quindi speriamo che possa risorgere al più presto. Andiamo a vedere la formazione dell'Ecco, abbiamo parlato degli assenti, e si chiedeva a Breda stamattina che tipo di atteggiamento tattico assumerà, non lo sappiamo. La dichiarazione del tecnico Aglietti in conferenza stampa ha detto ma potrebbero esserci delle variazioni. Insomma, come lo diamo questo Lecco, con il 4-3-3 Luca? O col 4-3-3 o col 4-4-2, il lago della bilancia è rappresentato da Lepore. Perché il 4-4-2 è il modulo di Aglietti solitamente, no? Certo, però il problema è che dopo non c'è un laterale mancino, perché Galli, Frigerio Galli e degli Innocenti sono centrocampisti centrali, quindi chi gioca a sinistra? O fai, allora ripeto, lago della bilancia è Lepore, è un giocatore poliedrico, tra l'altro questa mattina in conferenza stampa erroneamente ho citato Caporale quando invece mi riferivo allo stesso Lepore. È un jolly alla Defendi che può giocare indifferentemente basso o alto, a destra o a sinistra, quindi ricorda molto Defendi e anche piedi buoni, è il classico jolly per eccellenza. Potrebbe essere 4-3-3, ma sarebbe un tridente ibrido con Lepore esterno offensivo a destra, fermo restando Novakovic centravanti, lo statunitense di origine serba e Buso che ha anche segnato all'andata sulla sinistra. Considerate che Buso e Novakovic hanno segnato 12 gol, 6 gol a testa, non sono pochi. Oppure potrebbe essere 4-4-2, ma a quel punto con Lepore non più esterno offensivo alto, ma laterale destro di centrocampo, bisognerebbe trovare una soluzione per la fascia sinistra. Quale potrebbe essere? Potrebbe essere Caporale, quarto di centrocampo a sinistra, degli Innocenti a quel punto slitterebbe centralmente e entrerebbe in competizione con Galli, fermo restando Frigerio che sembra inamovibile, quindi avremmo a destra Lepore, in mezzo Frigerio e uno tra Galli e degli Innocenti, a sinistra come quarto di sinistra della mediana Caporale, ma a quel punto il terzino sinistro chi dovrebbe essere? L'unica ipotesi da questo punto di vista praticabile è quella di far esordire Smailovic, un under di cui si parla molto bene, io non l'ho mai visto giocare, ha giocato pochissimi minuti nel Lecco, un altro degli acquisti di gennaio, è un difensore marcatore di piede sinistro. Ecco, l'unica, allora, o 4-3-3 quello che vediamo nella schermata, o 4-4-2 con Lepore a destra di centrocampo, Caporale a sinistra, Frigerio e uno tra degli Innocenti e Galli mediani, e a quel punto il marcatore di sinistra sarebbe Smailovic, che esordirebbe come titolare. Voglio far notare una cosa, Novakovic ha segnato 6 gol, Busso ha segnato 6 gol, sono attaccanti diversi, Novakovic la classica come punta strutturata forte sulle palle alte, Buso è più tecnico e rapido, in panchina hanno Beretta, che la Serie B l'ha fatta sempre a buoni livelli, col Cittadella nell'ultimo anno e mezzo era a Foggia, Parigini, Salcedo, che a quanto pare... Che doveva venire a Terni, no? Sì, Salcedo. A quanto pare uso il condizionale, perché se non ho certezze uso il condizionale, il Lecco si sarebbe aggiudicato sopravanzando l'offerta della Ternana. Ho detto a quanto pare perché io non conosco queste vicende. E poi lo lascio per ultimo, ne parlavo questa mattina in conferenza stampa, Listowski per me, se consideriamo Gaston Pereiro una punta, è sul podio delle migliori mezze punte della Serie B, insieme a due che giocano nella Cremonese, cioè Falletti e Vasquez, nel Parma che gioca con un modulo diverso, a volte fa il trequartista Bernabé, che però fondamentalmente è un regista di centrocampo, Mann e Miaila sono favolosi, ma sono attaccanti esterni. Insomma, francamente, così d'amblè, io credo che se non è tra i primi tre, Listowski è tra i primi cinque protagonisti di questa Serie B sulla tre quarti, o diciamo genericamente, no, con un'accezione più ampia, tra gli attaccanti di movimento, rapido, tecnico, ha giocato in tutte le nazionali polacche dalla Under 16 alla Under 21, poi si è un po' perso,
ma è uno che tranquillamente potrebbe militare in una media realtà di Serie A, una media realtà di Serie A. E incredibilmente Allecco non è titolare, eppure ne parlavo in questi giorni un paio di volte con un collega di Lecco, quando ha giocato è andato benissimo. Secondo me, non sto parlando di un campione di Champions League, ma che giochi dall'inizio, a quanto pare no, o che subentri, Listowski, anche Buso devo dire, ma Listowski è il vero spauracchio dell'Ecco in ottica ternana. Allora, prima della formazione della Ternana, probabile formazione della Ternana, andiamo con un break pubblicitario e poi torneremo insieme. Benvenuti nella Serra di Spazio Verde, dove fino al 3 marzo troverete in esposizione orchidee e bonsai. E tra le orchidee in esposizione, tra le più comuni e quelle più particolari, troverete sicuramente l'orchidea o il bonsai adatto al vostro ambiente. Gentili clienti, non perdetevi Orchidee e Bonsai in mostra. Vi aspettiamo tra i meravigliosi colori e profumi del nostro garden. Spazio Verde, Terni, strada Maratta Bassa, numero 91. Allora, questa era la... torniamo insieme, questa era la formazione appunto del Lecco. La probabile formazione del Lecco. Ora andiamo invece a vedere quella che è la probabile formazione della Ternana, solo il tempo di poter ritrovare quella che è la schermata, la videata, e proporla alla vostra attenzione. Crediamo che non ci siano particolari diciamo novità nella formazione rossoverde, perlomeno stando a quello anche che ha detto questa mattina il tecnico rossoverde. Per cui lo stesso 11 che è sceso in campo nel primo tempo a Reggio Emilia dovrebbe essere quello che da domani, dalle 16:15, affronterà appunto il Lecco. E quindi Iannarelli in porta, Sgarbi, Capuano, Lucchesi, Casasola, De Burra, Matucci, Luperini, Carboni, Pereiro e Favilli. Da segnalare che Lucchesi è praticamente diffidato, deve fare quindi attenzione Lucchesi, perché sono due o tre i diffidati nella Ternana. C'è Waboico che è diffidato Lucchesi, è diffidato anche Raimondo, quindi attenzione, perché poi martedì si gioca nuovamente, questa volta con il Palermo, si gioca alle 20:30 se non vado errato martedì, quindi c'è anche poco tempo per recuperare dalla partita che si giocherà domani al Liberati. E questa dovrebbe essere la formazione della Ternana. È vero che Breda ha detto che potrebbero esserci delle novità, magari un paio di dubbi diciamo li ha, questo l'ha detto a fine conferenza stampa, quindi vedremo poi domani direttamente quando il buon Lorenzo Modestino comunicherà le liste delle due squadre. Riusciremo a capire se effettivamente quella è ipotizzata da noi e può essere la formazione che scenderà in campo contro il Lecco. Luca, dicevo che non dovrebbero esserci dubbi, dovrebbe essere questa la formazione. Qualcuno parlava dell'ipotesi dalle mura, ma credo che perché Lucchesi diffidato,
però voglio dire, quella di domani è una partita che vale quanto quella di Palermo, più forse quella di domani che quella di Palermo. Quindi voglio dire, se vuoi avere una squadra che dia delle garanzie, ma non perché dalle mura non le dia, ma perché sicuramente ha giocato meno di Lucchesi è, quindi una certa esperienza sicuramente l'ha acquisita in queste giornate di campionato. Qual è la tua idea? Ma io penso che non esista questo ballottaggio al momento. Tra l'altro, quando ci sono tre partite ravvicinate, se si adotta il turnover si adotta in quella intermedia, in quella centrale. Quindi si gioca domani con Lecco, poi si gioca martedì sera a Palermo, poi si gioca sabato prossimo col Parma, di nuovo Liberati. Eventualmente si cambiano uno, due, tre giocatori nella partita centrale, almeno di norma ci si regola così. Poi tra l'altro dalle mura è diffidato, quindi dalle mura Lucchesi. Okay. Lui eventualmente dovesse subire un altro cartellino giallo, sarebbe il quinto stagionale, a quel punto ci sarebbe spazio per dalle mura, che io non posso valutare perché ha giocato un quarto d'ora contro lo Spezia, ma insomma non ho notato niente di particolare né in negativo né in positivo. È entrato in maniera normale contro la Reggiana. Io l'ho visto giocare l'anno scorso a Ferrara, quando giocava spesso co-titolare, diciamo, accanto a Meccariello, mi ha fatto una buona impressione, però non voglio trinciare giudizi né in positivo né tantomeno in negativo a prioristici. Lo vedremo all'opera. Sicuramente, se ha 55 partite in B alla sua giovane età, perché parliamo comunque di un 2002, ha dei numeri. Vedremo, ma io non credo che sia in ballottaggio con Lucchesi, non per la gara di domani. L'unico possibile ballottaggio è in avanti tra Favilli e Raimondo, ma io credo che al momento sia favorito nel ballottaggio Favilli. Credo che però si vada, almeno in questa fase del campionato, incontro ad una più o meno sistematica alternanza tra i due, non alternanza dall'inizio, perché io credo che in questo momento Favilli parta favorito nello schieramento iniziale. Ma non sto giudicando le scelte di Breda, certo. E Breda conosce la squadra, ci trascorre 6 giorni a settimana, fa l'allenatore di lavoro, io no, ne prendo atto, la sua scelta è questa e va bene. Tra l'altro a me Favilli è piaciuto sabato scorso a Reggio Emilia, ha giocato bene, sì. Io credo che ci sia nell'immediato la prospettiva concreta di una costante staffetta tra i due, ma con Favilli che tendenzialmente mi sembra destinato a partire titolare. Ricordiamoci però, e qui vale il discorso fatto per Lucchesi, che anche Raimondo è diffidato, quindi voglio dire, al di là del turnover da adottare, da non adottare, da adottare in questa partita o in quella seguente, in quella successiva ancora, parliamo di due giocatori, Lucchesi e Raimondo, entrambi diffidati. L'altro diffidato è Laboico. Qui mi prendo 15 secondi, io ho rivisto la partita con attenzione certosina. Sono il primo a dire, la faccio corta, che Laboico sia stato deludente rispetto all'anno scorso. Dico anche che l'unico episodio negativo concreto, tangibile, evidente, palese, sostanziale, che l'ho visto protagonista è stato, e che protagonista? Il secondo gol del Bari, dove ha perso palla in uscita dall'area. E se vogliamo, questo controbilancia l'assist di Sinistro a Lecco nella gara di andata per il primo gol di Raimondo. Al di là di questo, non ho letto commenti. Io non ho le piattaforme social, però qualcosa mi viene riferito. Non ho letto nessun commento elogiativo, certo nessuna critica, e ci mancherebbe pure, nessun commento elogiativo. Io penso che quando entri in campo, giochi gli ultimi 10 minuti della partita e i 5 di recupero, in 15 minuti tocchi una ventina di palloni, non ne sbagli nessuno, li giochi tutti di prima, di destra e di sinistro, magari un bravo o un bravino te lo meriteresti. Ma la soglia di attenzione del pubblico ternano, che qualche anno fa ha distrutto, ha massacrato, ha stuprato Viola, in senso metaforico, non mi stupisce. La gente, o buona parte, o una parte della gente, soprattutto sui social, non allo stadio, ama accanirsi contro Tizio, contro Caio. In passato è successo a Masi, è successo a tanti altri giocatori, adesso succede anche a Ciravolo è successo. Con Ciravolo, che veniva definito pista mentuccia, correggimi se sbaglio. È successo anche a Borgobello, quindi che è il secondo miglior marcatore nella storia della Ternana. Quest'anno nel mirino c'è Laboico. Questo significa che Laboico abbia avuto un rendimento medio finora positivo? No. Significa che sia stato sufficiente? No, non raggiunge la sufficienza. Quindi è stato deludente rispetto al Laboico di Brescia? Sì. Ma non è vero che abbia inciso spesso in negativo, tranne il secondo gol di Bari.
E comunque, se entra Reggio Emilia, è vero che la partita si è incanalata sui binari migliori, batte due corner, batte una punizione laterale, la tocca di destro e di sinistro, non sbaglia un solo appoggio, magari qualche piccolo elogio qua e là me lo sarei aspettato, ma non è così. Senti, la storia del ballottaggio tra Raimondo e Favilli è stato sottoposto al tecnico rossoverde in conferenza stampa da Paolo Grassi, il collega Paolo Grassi. Sentiamo cosa ha risposto Breda a Paolo Grassi. Questo è il tema e ora sentiamo quello che dice. Una domanda, ecco, ovviamente il paragone potrà sembrare un po' troppo azzardato, ma conta il concetto, ecco. A questo punto, recuperato Favilli, Favilli, Raimondo, come a suo tempo Mazzola e Rivera con la staffetta, no, cioè. No, pensiamo così. Tutti devono sentirsi nella possibilità di guadagnarsi il posto. Con le partite, con gli allenamenti e con tutto il resto. Di definito una squadra che dalla nostra posizione in classifica non deve avere niente, sapendo che questa è una partita fondamentale, ma dopo due giorni abbiamo un'altra, dopo quattro ne abbiamo un'altra, quindi vale tutto. E non diamo giudizi definitivi, ma teniamo aperto la voglia dei ragazzi di mettere davanti l'obiettivo principale, che è quello di squadra, che è fondamentale, ma allo stesso tempo anche andare a lavorare per guadagnarsi il posto. Bene, visto che ci siamo, allora facciamo anche l'ultima. Io ho chiesto sulla condizione fisica, se è al massimo, se ci sono ancora dei margini di miglioramento. Forse la domanda questa per il professor Madarangolo, però vuol dire, dall'occhio esperto di uno come Breda, chiedo, sul piano fisico, sul piano atletico, quanto può dare ancora la squadra, se ha raggiunto il massimo, se invece ha margini di miglioramento da questo punto di vista, ancora un pizzico di riserva in più. Ma allora, la condizione fisica dipende molto anche da come corri, nel senso dei movimenti che fai, dalla capacità di sincronizzare appunto i movimenti tra più giocatori. Tante volte uno sta meglio a dia perché lavora bene, ma perché proprio anche si muove bene. Noi da quel punto di vista abbiamo dei miglioramenti, possiamo fare dei miglioramenti enormi, perché abbiamo visto il tempo, il primo tempo, che andando a prenderli in una certa maniera, ma assieme, diventava... ti muovi diversamente, però la B hai bisogno di spingere, di correre in ogni caso, anche se ti muovi bene. Fisicamente noi ci crediamo molto, lavoriamo assieme ormai da tempi immemori. Io da calciatore ho una grande certezza che quando ero un giocatore normale, se in settimana lavoravo tanto ero diventato un buon giocatore, se in settimana non lavoravo diventavo un giocatore che faceva fatica. Quindi questa cosa anche nei campioni, secondo me, quindi non solo a Terni, ma sì, è importante, che la condizione fisica per me è un punto fondamentale. Bene, questa era la risposta appunto sulla preparazione, sul lato fisico appunto della squadra, miglioramenti o che altro. Ora volevo ricordarvi, leggervi quel messaggio appunto che mi è arrivato sul fatto che questo signore con i due figli, Federico Chicco, non può venire allo stadio. Scusi Ivano, se mi permetto di scriverti, mi farebbe piacere che nelle tue trasmissioni ponessi risalto all'assurdità della decisione rispetto alla limitazione per la vendita dei biglietti di Nanalecco. Io e i miei due figli saremmo venuti allo stadio come fatto quest'anno per sostenere la nostra amata Ternana, cosa che faccio da 40 anni. Lo è da quando io e da quando da 40 anni io e da quando hanno 4 anni i miei due figli, ma siamo residenti in provincia di Viterbo e quindi non possiamo entrare in quella che riteniamo sia la nostra casa. Ti chiedo quindi se puoi manifestare questa problematica per noi tifosi. Abbiamo fatto prima anche con Luca, dice, considera, aggiunge poi, quando gli ho risposto, considera che con mio figlio di 16 anni siamo andati a Modena e vorremmo andare almeno a Pisa e di sicuro andremo a Piacenza. Io non ho ancora il coraggio di dirlo a mio figlio che sabato è una partita più importante, non potremmo essere in curva est. Grazie, ci segue insomma nelle nostre trasmissioni. E questo è purtroppo l'assurdo, abbiamo detto, abbiamo stigmatizzato, però più di questo credo è più che sottolineare l'assurdità di una decisione simile, perché al limite, vuol dire, impedisci la trasferta alla squadra, non sfavorisci
i tifosi locali, ma evidentemente non deve penalizzare nessuno, ma se c'è qualcosa da qualcuno da penalizzare, potrebbero essere, come successo spesso per la Ternana, per i tifosi della Ternana e i tifosi che viaggiano. Allora noi siamo in chiusura. Io vorrei ricordarvi che domani pomeriggio alle ore 15 ci sarà la nostra anteprima, 15:15:15, la nostra anteprima con le formazioni quelle ufficiali, e poi il post partita insieme a Mattia Farinacci, e seguiremo le conferenze stampa dei tecnici e dei giocatori se verranno appunto in sala stampa, sperando che la Ternana possa fare il suo il match con la formazione appunto del tecnico Aglietti. Luca, grazie. Grazie a voi. Siccome però è stata gradita la sintesi, la partita del 67-68 mi sembra, del Fraternano Lecco, qualcuno me l'ha richiesta, io ringrazio Marco Barcarotti e colui che l'ha girata, purtroppo non c'è il nome di chi l'ha girata, però lo elogiamo. Quello che è bello, guardate come le prime immagini, no? Una volta la partita c'erano i manifesti, Luca, li ricordi, no? Quei come bei, no? Manifesti, certo. Fa un certo effetto rivederli, adesso non va più, ci sono altri mezzi per propagandare una partita di calcio. Io c'è l'ultimo messaggio che vado a leggerlo, la Samp ha vinto, c'è Michela Modestino che ci augura buonanotte e naturalmente Forza Fere, al quale a questo invito ci associamo tranquillamente. Luca, buonanotte, grazie. Buonanotte, grazie. Buonanotte a tutti voi, ciao Ivano, buonanotte. Ciao. Allora vi lascio con le immagini appunto di Ternana Lecco. Ciao, buonanotte a tutti. Non c'è l'audio di fondo, magari posso dire qualche cosa io, ma diciamo che sono immagini dal mio computer molto piccole, per cui non è che possa commentare, però guardate quanta gente e quante bandiere. Appunto, questa era la curva, credo, vicino agli sopra gli spogliatoi. Lì, infatti, sì, questo è il tunnel che era stato costruito poi successivamente, perché prima si usciva dagli spogliatoi proprio dietro la porta, lì invece poi sono state la curva. Vedete Sergio Bonassin, che è il capitano della squadra, e quindi quello è il manto non erboso del Liberati. C'è anche qua e là un po' di segatura. La segatura la mettevano quando pioveva per cercare di far assorbire un po' d'acqua. Immaginate poi come poteva scorrere il pallone, ed erano problemi per il portiere, no? Perché la segatura poteva imprimere magari una traiettoria diversa al pallone stesso. È una partita che la Ternana fece sua, vincendo per 2-1. Insomma, vedere tutta quella gente fa effetto, è una muraglia umana veramente. Gente, io ricordo, assiepata anche sopra i tetti della mensa, praticamente dell'acciaieria. Questa è la partita appunto di quella stagione che si è conclusa con la vittoria dei rossoverdi per 2-1. Diciamo tutti e due i match vinti dalla Ternana, i due precedenti, si sono praticamente chiusi sul punteggio di 2-1. Mentre uno praticamente che si è giocato direttamente a Lecco, uno dei due si è concluso con il successo, con un pareggio. Quindi questo era quello che c'era da dirvi. E sto cercando le formazioni. Qui questo è il Cardillo, si riconosce, guardate anche la pubblicità, no? La vecchia pubblicità che c'era, Viparo, Super Conti, tutte le aziende, Marcelloni, c'era Briganti, tutte aziende veramente che ci tenevano praticamente alla Ternana, ed erano sempre presenti, insomma, con le loro
con le loro aziende, i loro cartelloni pubblicitari, appunto per pubblicizzare l'attività delle proprie aziende. Quindi bene, questo è il secondo tempo. Vediamo, qui ci sono i gol in questo secondo tempo. Viene un po' al magone nel vedere queste immagini, veramente. Le partite, la gruppa per squadra. Ci sono quasi, eh? Uno dei due gol credo lo faccia Cardello. E uno il professore Meregalli. Allora la Ternana giocava con, eccolo, questo è Cardillo, questa volta però si fa parare in questa circostanza da Balzarini la sua conclusione. La Ternana giocava con Germano, Pandrin, Bonassin, Corelli, Vianello, Marinai, Cardillo, Montepagani, poi Casisa, Rozzoni, Liguori e Meregalli. Rozzoni credo ha realizzato il secondo gol, sì, Cardillo e Rozzoni in gol. L'allenatore era Viciani, l'Eco giocava con Balzarini, Bravi, Pomaro, Sacchi, Bacher, Schiavo, Iaconi, Azzimoni, Innocenti, Marchetti e Virga. Al 55esimo gol di Cardillo, al 65esimo Rozzoni, al 74esimo Marchetti. L'arbitro era Panzino di Catanzaro. Quindi questa era la stagione 1968-69, il 23 febbraio. Oh, pensa un po' che combinazione, 23 febbraio del 1969, insomma, diciamo all'incirca, no? La stessa data, oggi è il 23, quindi il 24 invece praticamente in questa stagione. Ternana ancora in avanti, non riesce comunque a centrare lo specchio della porta, la partita sta per finire, ma prima della fine, come abbiamo detto, c'è il gol della formazione del Lecco, forse c'è l'espulsione di Nino Cardillo, ultimi istanti della partita. Sinceramente non lo riportano le note, la questione... Ah no, Cardillo è stato sostituito da Montepagani, dal 79esimo Montepagani al posto di Cardillo, non espulso ma sostituito Cardillo. E finisce qui praticamente questa sintesi, e finisce qui anche la trasmissione di questa sera, ricordandovi che domani saremo puntualmente in diretta. Vi ringrazio per la cortese attenzione, amici di Ternana Time e di Ternana News. Domani saremo operativi al 100% e speriamo veramente di fare un buon lavoro, anche per confidando in un successo dei rossoverdi. Nuova CLE Coupé, creata per sedurre. Il desiderio prende forma su mercedesbenz.it. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like...
Benvenuti nella Serra di Spazio Verde, dove fino al 3 marzo troverete in esposizione orchidee e bonsai. E tra le orchidee in esposizione, tra le più comuni e quelle più particolari, troverete sicuramente l'orchidea o il bonsai adatto al vostro ambiente. Gentili clienti, non perdetevi Orchidee e Bonsai in mostra. Vi aspettiamo tra i meravigliosi colori e profumi del nostro garden. Spazio Verde, Terni, strada Maratta Bassa, numero 91. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. ternanatime.com, il sito per sapere tutto sulla Ternana. Editoriali, notizie, approfondimenti, conferenze stampa e trasmissioni in diretta sui social e sulla Smart TV con la partecipazione di ospiti qualificati. Ternana Time e Ternana News, due realtà editoriali che operano in sinergia per soddisfare la tua voglia di ferie.